Le indagini sul caso della scomparsa della piccola Kata hanno preso una svolta significativa, secondo quanto riportato dagli inquirenti. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Una testimonianza da parte di un ex occupante dell'Astor ha portato alla luce una nuova pista che potrebbe essere cruciale per risolvere il mistero. Secondo la testimonianza, lo zio della bambina sembrerebbe essere stato coinvolto in conflitti non solo con la comunità rumena, ma anche con individui di origine latina all'interno della sua cerchia sociale. Questa informazione ha sollevato dubbi sul possibile coinvolgimento di persone latino-romene nel rapimento di Kata. Il 10 giugno, lo stesso giorno della scomparsa della piccola, tre uomini peruviani avrebbero fatto visita all'ex hotel occupato abusivamente, alla ricerca dello zio. Le autorità stanno valutando la possibilità che questi individui possano aver rapito la bambina. Attualmente, gli investigatori stanno approfondendo il motivo del conflitto tra lo zio e questi uomini, esaminando la possibilità di un coinvolgimento legato al racket delle camere o al traffico di droga. Nel corso delle indagini, sono state effettuate nuove perquisizioni in garage e cantine adiacenti, tuttavia finora non sono emerse prove rilevanti. Gli inquirenti continuano a lavorare intensamente per seguire questa nuova pista e cercare qualsiasi indizio che possa condurre alla risoluzione del caso e al ritrovamento della piccola. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.